calcio non si ferma mai, perché l'eccellenza deve recuperare ancora tante partite. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal campo di Castiadas per il recupero della 18ª giornata del campionato tra Castiadas, padroni di casa, e la squadra di Bosa. Sono due formazioni che hanno bisogno come non mai dei punti, e allora andiamo a vedere le due formazioni che scenderanno in campo oggi in questa partita infrasettimanale con il Castiadas. Scenderà Zarzo, Olivieri, Zuliani, Zanon, Marconi, Cucu, Usai, Mazzola, Chingolani, Tacchini, Quintero. In panchina mister Carlo Deriu porta Cernezchi, Piras, Fogli e Brondani. Dall'altra parte il Bosa con Secchi, Riu, Organica, Mattiello, Ledda, Carboni, Ruggiu, Unali, Di Angelo, Carboni, Salvatore, Mastro, Marino. In panchina Akenza, Yeya, Ulella, Carboni, Pischedda, Avellino, Soru, Farnelli e Dieng. Le due squadre sono schierate in campo agli ordini dell'arbitro di oggi, Eleonora Pili, della sezione di Cagliari. Ed eccolo qua, il calcio d'inizio. Si parte subito con la squadra della Bosa, con il completo tenuto bianco dall'altra, il Castiadas, padroni di casa, con la tenuta verde da sinistra a destra dei vostri schermi, con il rilancio subito dell'estremo difensore della squadra ospite con il pallone, viene messo subito in fallo laterale. Le due formazioni sono appena schierate in campo per questi inizio di partita, con, dicevamo, due formazioni che hanno necessità come non mai di fare punti in classifica, perché entrambe le formazioni arrivano da un periodo negativo con tante, troppe partite che si devono ancora giocare, e comunque le due formazioni hanno la possibilità di recuperare i punti persi. Iniziare da oggi una partita infrasettimanale proprio per recuperare alcune partite che devono ancora portare a termine le due squadre, con anche la partita che il Castiadas dovrà recuperare contro la Villa Cidrese, mentre il Bosa deve recuperare ancora una partita con l'Ilva Maddalena. Eccoli le due formazioni che si schierano in campo per l'attacco del Bosa, del Castiadas, con il giro palla, l'apertura per il controllo con il passaggio all'indietro di Tacchini, con il pallone che viene preso dalle retrovie, il lungo rilancio in profondità, cioè il controllo palla del Bosa che può far girare il pallone, l'apertura con Olivieri che può controllare il pallone, poi lo scarico in profondità con il controllo facile di Ledda, poi il passaggio di Carboni all'indietro per il lungo rilancio in direzione di Mastro Marino, fermato, c'è il controllo di palla con il fischio dell'arbitro per decretare subito un calcio di punizione, con la palla che viene messa in terra dai giocatori del Castiadas, che possono far partire la loro azione dalle retrovie. Sul pallone c'è Zanon con il lungo rilancio in profondità, prova lo scatto ma c'è il controllo facile di Secchi per controllare il primo pallone anche dalla sua partita. Il pallone viene allargato nel controllo del centrale difensivo Carboni, poi l'allargo per Di Angelo, lo scambio con il controllo di Salvatore Carboni, il passaggio e poi il grande anticipo dalle retrovie, e allora c'è il giro palla con Zuliani, poi il passaggio e il fallo fischiato per un intervento scorretto di Zanon. Il calcio di punizione. Pallone che viene fissato sul cerchio di centrocampo con il controllo palla di Mattiello, poi l'apertura, il cross in mezzo per il tentativo di stacco di Mastro Marino e poi spazza via tutto. C'è facile il controllo dalle retrovie di Tullio Ledda.
va Di Angelo, attaccato in modo irregolare dal fallo di Tacchini. Quindi c'è subito il calcio di punizione. Un altro intervento con Di Angelo che vola a terra. C'è anche Salvatore Carboni, il tecnico giocatore del Bosa, a terra, ma il fallo più duro è il contrasto su Di Angelo. L'intervento pesante di Tacchini con Di Angelo che vola a terra. Vanno a sincerarsi delle condizioni di Di Angelo. Si può alzare il numero 22 del Bosa. Il pallone viene messo a terra. Lungo lancio in profondità, pallone troppo alto, si perde sul fondo, quindi ci sarà la possibilità da parte di Zarzo di rimettere il pallone subito in campo. Sale tutta la squadra del Castiadas sulla linea del centrocampo. Il colpo di testa facile con Carboni che prova a scattare, Zuliani a respingere, ma c'è ancora il pallone che rimbalza. Il controllo su Di Angelo. Buono l'intervento di Olivieri, lo lascia rimbalzare fuori e poi c'è Zuliani che sparacchia via in fallo laterale. Pallone per Carboni, buona guardia ancora del numero 3 Zuliani per chiudere la linea di passaggio e quindi si può ripartire con pallone dalle retrovie per un Castiadas mezzo rivoluzionato con la panchina, a partire dalla panchina con la partita per Carlo De Rio, il nuovo mister della squadra di casa dopo le dimissioni dell'ex tecnico Perra. Allora, guida nuova, ci sono anche delle novità con Quintero e di rientro dalla Villa Simius con Cucu e Mazzola. Intanto c'è il controllo palla del Castiadas, palla all'indietro, fermato per un attimo, però c'è fallo laterale, si può ripartire. Resta ancora a terra per un attimo Quintero. Palla che poi viene messa fuori e sarà fallo laterale per la squadra ospite. Si occupa Ongania della rimessa. Pallone controllato da Carboni, si alza la bandierina delle guardaline. I due assistenti sono Nicola Azzori di Oristano e Marco Fara, anche lui della sezione di Oristano. Questo è il primo fuorigioco della partita, fischiato per Salvatore Carboni. Il pallone messo giù da Zanon. Sale tutto il Castiadas con anche Chingolani in mezzo, proprio lui va a svettare, ma è la difesa con Di Angelo a fare buona guardia. Poi c'è il contrasto, il pallone che viene recuperato ancora da Usai, poi c'è il tiro a giro di Tacchini. Niente da fare, tiro abbastanza semplice da prendere per l'estremo difensore del Bosa. Secchi che va a controllare, allora si riparte. Carboni, il colpo di tacco per Di Angelo, prova il numero 22 a andare verso l'area di rigore, fa tutto da solo, porta palla avanti, si infila in area di rigore, poi però esagera con il controllo di palla, pallone che si perde sul fondo prima che lo stesso Di Angelo possa rimetterlo in mezzo. E quindi niente da fare per questa azione d'attacco.
Intanto prova Zarzo con il rilancio, pallone sempre nella metà campo, la sua metà campo, il controllo palla poi Di Angelo all'indietro per il lancio in profondità, prova lo scatto in avanti, Mastromarino viene fermato. Ecco il controllo di Carboni, ancora per Di Angelo, lo scambio con il tecnico del Bosa, anticipato in fallo laterale. Pallone che viene rimesso ancora per Carboni, pallone in mezzo per Mastromarino, che mette subito in rete il gol del vantaggio del Bosa con un tocco sotto pericoloso, niente da fare per Zarzo ed è 1-0 per gli ospiti. E tanto il Castiadas prova a imbastire la sua azione, tanto c'è il cambio di fascia con Quintero che viene sulla destra per provare a muovere qualcosa anche il tecnico De Riu. Intanto il pallone di Di Angelo in profondità per Carboni, c'è lo scatto in velocità di Zuliani. Allora si può ripartire ancora con il pallone un po' rischioso di Zarzo, però riesce poi lo scambio e c'è il rilancio in profondità, il colpo di testa per un attimo del Bosa che va a controllare il pallone, ancora con Di Angelo fermato con il pallone che prova Olivieri a rimettere in lontananza, ma è ancora Di Angelo che lo strappa via, può partire sulla fascia sinistra, ancora Di Angelo, il pallone provato a mettere in mezzo, anticipato, pallone in fallo laterale che sarà ancora a disposizione del Bosa, potrà controllare il pallone, ancora il numero 22 Carboni, il controllo palla, non riesce il tecnico del Bosa a portarsi via il pallone, ma si resta ancora lì in zona d'attacco. Pallone in mezzo, il controllo ancora di Mastromarino, sempre per Carboni, il pallone all'indietro dove però non c'è il suo compagno, ma sbaglia anche l'appoggio di Chingolani. Errore del numero 9 del Castiadas. Altro pallone regalato con Carboni. Raddoppiato Carboni e anche messo a terra. C'è il calcio di punizione, c'è anche il primo cartellino giallo dell'incontro. Ammonito Olivieri. Per l'intervento su Salvatore Carboni che resta anche a terra. Il calcio di punizione che verrà battuto quasi come un corner corto più vicino. Si riempie l'area di rigore. C'è l'autore del gol Mastromarino, ma ci sono anche Ongania. Largo sulla destra, la sinistra della porta difesa da Zarzo. In mezzo anche Paolo Carboni. Pallone tagliato in mezzo e c'è il colpo di testa che per poco non beffava il portiere di casa, ma è ancora Di Angelo a controllare il pallone. Ancora fallo laterale. Fallo laterale dovrebbe essere del Castiadas, così segnala il guardaline. Altro pericolo per la squadra di casa, ancora non riesce a scrollarsi di dosso il gol subito, sempre Bosa in attacco, ma non riesce nemmeno l'alleggerimento di Olivieri. Pallone di Ledda appoggiato per il taglio di Carboni, poi il passaggio per Ongania, ancora Paolo Carboni prova a lanciare in profondità, ancora per Marino, Mastromarino con il sinistro questa volta, facile a terra Zarzo, riesce a bloccare. Sempre insidioso il numero 7, autore della rete del vantaggio, intanto c'è il fallo segnalato per una spinta ai danni di Chingolani, finito a terra.
E allora si può ripartire con un calcio di punizione che può battere la squadra di casa, che si fa vedere nella metà campo avversaria dopo questi ultimi 5 minuti, dopo il vantaggio del Bosa. Qui la squadra di Veriu non è riuscita ancora a orchestrare azioni pericolose. Qua si perde anche questo lancio in profondità per battere questa punizione. Non bene neanche qua, in questa circostanza. C'è l'anticipo, adesso prova a ripartire sulla fascia. C'è il passaggio per Quintero tra le linee, va ancora Quintero con il pallone tra i piedi, si fa vedere Olivieri, il pallone per lui, il passaggio per Tacchini, evita il fallo di fondo, prova a mettere il pallone in mezzo, tagliato il colpo di testa di Chingolani, pallone che resta comunque lì in mezzo all'area di rigore. Poi c'è un fallo su Carboni che finisce a terra, c'è anche un altro cartellino giallo che è l'arbitro Pili sventola per l'autore del fallo. E Usai che finisce nel taccuino anche lui. Questo intervento falloso ai danni di Salvatore Carboni, che riprende la sua posizione. Secondo cartellino giallo per la squadra di casa. Prima Olivieri, adesso anche Usai. C'è il rilancio lungo in profondità per lo scatto di D'Angelo sulla fascia, pallone che viene recuperato dal numero 22, attaccato, si lotta, pallone che esce, pallone deve essere dato alle mani di Olivieri che può battere lui il fallo laterale. Lo controlla Tacchini per un attimo, ancora anticipato, è sempre fallo laterale. Chingolani fermato per un attimo, poi Tacchini lo spara via, pallone che esce in fallo laterale. Tanto è Ledda, appoggio per Ruggiu che gira all'indietro, il passaggio, ancora Ledda a controllare il pallone. D'Angelo di prima per Carboni, prova il controllo, lo scambio ancora con Ruggiu, entra in area di rigore, pallone in mezzo! Mastromarino si mangia il raddoppio, azione pericolosissima. Mastromarino in mezzo, non trova il contatto col pallone, voluto provare con il sinistro in una posizione un po' scoordinata, forse con il destro sarebbe stato più semplice per lui. Ancora il Bosa vicino al gol. Tanto c'è un altro calcio di punizione fischiato dall'arbitro, sempre da posizione buona per mettere il pallone in mezzo. E così risalgono tutti dalle retrovie, come Ongania che si rimette in mezzo all'area di rigore. Anche Salvatore Carboni, D'Angelo, anche Ledda in mezzo all'area di rigore, quasi tutto il Castiadas invece a difendere, eccetto Quintero. Calcio di punizione, si può battere, pallone tagliato, ancora verso il portiere con Zarzo che ci mette le mani, mette in calcio d'angolo, lo tira dalla bandierina. Va Mattiello sul punto di battuta, si fanno vedere in mezzo i suoi compagni, ancora quasi tutto il Castiadas a difendere, ancora pallone messo in mezzo, questa volta troppo su Zarzo che può bloccare il pallone, viene anche messo a terra con l'arbitro che va a redarguire l'autore del fallo, che ha bloccato l'intervento di Zarzo che voleva rimettere in gioco subito i suoi. Il portiere mette giù il pallone.
con l'arbitro che dice al portiere di tornare indietro con il punto di battuta. Eccolo qua il lancio in profondità, ancora Kingolani a colpire di testa, prova a salvare il fallo laterale Mazzola, non è messo fuori, proprio il numero 8 che può recuperare. Lone all'indietro, il controllo palla, apertura per Quintero, si fa vedere sulla fascia il suo compagno, Quintero va da solo, muove il pallone, poi ora c'è l'apertura verso Olivieri, attaccato ancora da Di Angelo, Olivieri in grande difficoltà su Di Angelo in questo inizio di partita, lo scarico all'indietro, anche Ruggiu molto attivo sulla fascia sinistra a raddoppiare sempre, tentativo di difesa di Olivieri. Intanto si gioca con il recupero palla da parte del Castiadas, per un attimo ci ha provato Marconi, intanto pallone che finisce in fallo laterale con Zanon che può batterlo, lo lascia al suo compagno, si fa restituire il pallone, ecco il numero 5 che cambia tutto per Olivieri sulla riga di metà campo. Olivieri, il passaggio per Quintero, lo scambio tra i due, si fa vedere ancora Olivieri, prova a mettere il pallone in mezzo per Kingolani, buono il cross, colpo di testa del numero 9, non difficile la presa per Secchi che può ripartire. Allora il Castiadas con il giro palla, il controllo di Ledda, il passaggio per Ruggiu, ancora indietro per Ledda, si fa vedere Di Angelo, Ledda preferisce lo scarico per Carboni in profondità, il controllo palla, Carboni finisce a terra con poi Ruggiu che mette il pallone fuori, c'è il fallo che chiedeva il Bosa, un colpo, forse una leggera ginocchiata, ma niente di che, per l'arbitro è stato un intervento regolare quello di Tacchini sul tecnico giocatore del Bosa che adesso si rialza. Il pallone che Zugliani presumibilmente restituirà ai suoi avversari. Così il passaggio per Ledda, e allora Ruggiu che può ripartire con il passaggio all'indietro, lo scambio con Mattiello, poi porta palla avanti anche Paolo Carboni, sbaglia qui l'uscita Angania, recupera su Quintero, Angania attaccato con il raddoppio anche da parte di Usai, pallone messo in fallo laterale con Angania che potrà giocare, rimettere in gioco il pallone. Prova a farsi vedere Stromarino, poi c'è il colpo di testa per un attimo da parte di Ryu. Pallone in fallo laterale, ancora Ungania a batterlo. Lungo in profondità sulla sua fascia, c'è l'anticipo, però il pallone arriva comunque nella disponibilità di Di Angelo, si allunga un po' il pallone, questa volta facile l'intervento di Olivieri. Ledda sul pallone, il passaggio e lo scambio ancora per Paolo Carboni, poi il rilancio ancora Di Angelo, lo scambio con Ruggiu, poi Salvatore Carboni, e qua è Olivieri che riesce a recuperare e a sparare via. Zanon allarga il pallone, poi c'è lo scatto in profondità di Mazzola che viene fermato in fallo laterale, lascia il pallone tanto, resta ancora a terra giocatore del Bosa in questo momento, partita spezzettata, poca soluzione di continuità per le azioni delle due squadre, dicevamo squadre che hanno necessità di fare punti.
Anche il Bosa, l'ultima partita vittoriosa, quella con l'Arpus alla 14ª giornata, poi le sconfitte con il Sant'Elena, la Ferrini e il Taloro Gavoi, poi il pareggio con l'Ossese, l'ultima con il Ghilarza, la sconfitta per 2-0. D'altra parte non va meglio al Castiadas, che alla 12ª giornata l'ultima vittoria, poi la sconfitta con Monastir, con la Ferrini, il pari con Guspini, poi il 3-0 a tavolino contro l'Ilva Maddalena, la debacle con la Seminese con l'11-0 subito in casa e poi la sconfitta con il Lipunti e con l'Idolo. Da qui anche i problemi alla squadra di casa, il cambio di allenatore con l'ingresso di Carlo De Riu alla guida della squadra, che viaggia a quota 16 in campionato con il quart'ultimo posto per la squadra di casa, che è riuscita a vincere finora 5 delle 19 partite giocate, gli altri sono 5 pareggi e 9 sconfitte. Va un po' meglio per il Bosa con 23 punti e 7 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte. Tanto Salvatore Carboni può portare la palla avanti, allarga ancora per lo scatto di Mastromarino, viene fermato però in fallo laterale. C'è anche il fischio dell'arbitro, si può ripartire con Marconi, lascia il pallone per il fallo laterale. Pallone per Chingolani, poi Quintero attaccato, perde palla, poi la recupera, lo scambio qua in tutto di prima. L'ultimo passaggio di Chingolani è troppo forte per il suo compagno, non si chiude questa azione offensiva con Mazzola e quindi fallo laterale, può battere Ongania, sceglie il passaggio Soledda, lo scarico per Di Angelo attaccato da Tacchini, ne ha due addosso, Di Angelo sceglie Ruggiu, ancora lo scambio con Carboni che torna indietro, poi rilancia ancora per Di Angelo, questa volta è in vantaggio Di Angelo su Olivieri che finisce a terra, ancora Di Angelo prova ad andare da solo, Di Angelo, poi l'uscita di Zarzo, ancora Di Angelo, si allunga troppo il pallone, anche in precedenza un assolo di Di Angelo, si è portato troppo palla avanti, un'azione potenziale per il Bosa, colpo di testa a mettere fuori di Ledda. Il fallo laterale con Olivieri, rimette in gioco lo scambio, ancora per il numero 2, anticipato per un attimo Tacchini, poi pallone in profondità, il colpo di testa. Che poi finisce fuori. Adesso si può ripartire con il controllo palla di Ruggiu, la larga per Di Angelo, fermato in fallo laterale da Tacchini, ancora Di Angelo, pallone per Carboni, ancora Tacchini a metterlo fuori. Ci avviciniamo all'ultimo quarto della prima frazione di gioco, ancora 1-0 per il Bosa, il gol di Mastromarino, bravo ad anticipare con il piede il portiere Zarzo, eccolo qua ancora Mastromarino con il sinistro a mettere in mezzo un pallone tagliato, però poi esce nella traiettoria e quindi sarà rinvio da fondo campo per Zarzo. Larga il gioco Mazzola, prova a partire, fermato ma irregolarmente, c'è il fallo fischiato proprio su Mazzola, allora calcio di punizione, intanto c'è la sostituzione
per il Bosa. Con l'ingresso in campo di Pischeda. Deve lasciare il campo Paolo Carboni. Con il numero 16, la botta subita prima non gli permette di finire neanche il primo tempo. Intanto prova il tiro dalla distanza. Cucu, pallone troppo sul portiere. Lungo rilancio di Secchi, pallone che però calibrato troppo esterno, pallone che si perde in fallo laterale. Fallo laterale che potrà battere il Castiadas. Ora con Olivieri. Il lancio lungo non ci può arrivare per un attimo, poi ci arriva Chingolani. Il controllo palla di Mazzola, si allarga. Allarga anche il pallone, lo scambio con Marconi, prova a partire da solo, fermato però in fallo laterale. E lui l'ultimo a toccare il pallone, quindi sì, era un fallo laterale per il Bosa, che può andare a batterlo proprio con il neo entrato Pischeda. Il pallone è messo sulla fascia, lancio verso Ongani, ha anticipato il controllo palla con il fallo fischiato dall'arbitro per Marconi, finisce a terra. E allora si può battere un calcio di punizione insidioso con i saltatori della squadra di casa. Quintero sul pallone, salgono le torri della squadra delle Castiadas in mezzo su tutti i Chingolani. Pallone tagliato, pallone per mezzo proprio per Chingolani, Tacchini, poi il tiro e finisce proprio centrale sulle mani di Secchi. Tiro insidioso dal centro dell'area di rigore, non ci ha creduto il giocatore del Castiadas. Intanto il contropiede con Di Angelo, palla dalla parte opposta, il tocco di petto che non riesce a controllare il pallone, quindi c'è Zarzo in anticipo, pallone che viene bloccato, ci ha provato un ali, niente da fare per lui. Allora si riparte con Olivieri, il lancio sulla sua verticale dove Chingolani viene anticipato, poi il controllo palla ancora di Ongania, pallone allargato per Carboni, poi Unali, allarga ancora per Mastromarino, è fuori gioco però del numero 7. Beccato troppo esterno. Ora si può battere questo calcio di punizione, il rilancio in profondità con il colpo di testa a svettare di Ruggiu, che va anche a prendersi il pallone, prova a partire, fermato da Olivieri, sale di ritmo finalmente anche Olivieri, lancio però troppo lungo per Quintero, non può arrivarci il numero 11, allora si riparte con il pallone per Ryuk, passa all'indietro. Ongania va a controllare il passaggio per Ruggiu, tutto campo il numero 25, Carboni di prima, allarga il pallone dritto su di lui, l'intervento di Zanon che si prende anche il cartellino giallo, terzo ammonito per il Castiadas, ancora nessuno per Bosa. Carboni tartassato finora, ancora un fallo su di lui, calcio di punizione sul quasi poco oltre la metà campo, la metà del Castiadas,
Allora pallone per Ongania. Va da solo, si libera, poi fa partire il sinistro. Palla troppo esterna. Però ci prova dalla distanza anche Ongania. Pallone fuori dallo specchio della porta. Mancano ancora 10 minuti. E ancora il Bosa a rendersi pericoloso. Ancora Ruggiu, poi Mastromarino, allarga ancora per Carboni. Il passaggio ancora in profondità, esce Zarzo protetto nell'uscita. E allora può distendersi Tacchini con la superiorità numerica. Adesso il pallone in mezzo, è regolare il pallone con il pallone che poi viene fermato. Usai non riesce a mettere, a inquadrare la porta. Aveva fatto tutto bene, superando anche il portiere in uscita, e poi ha sprecato tutto senza inquadrare la porta. Chiuso in calcio d'angolo. Ma che occasione adesso per il Castiadas per pareggiare dopo il pericolo sventato poco fa. Castiadas vicino al pari. Sarà calcio d'angolo, occhio in mezzo con pallone viene messo in mezzo, troppo però esterno, troppo forte il pallone che viene controllato per l'uscita in fallo laterale. Certo, c'è qualche problema per Lenda che resta a terra, ci pare. Intanto si può forse riprendere con il gioco, mentre il medico della panchina del Bosa va a sincerarsi delle condizioni del suo giocatore. Si può ripartire, Bosa momentaneamente in 10 per Lenda fuori dal campo. Intanto Mastromarino prova a partire da solo, trattenuto da Zugliani. Ancora Mastromarino a controllare il pallone, prova a fare tutto da solo. Sbaglia l'ultimo dribbling, però ha tentato. Non aveva grande appoggio in questa circostanza, ha provato a fare tutto da solo, a tenere alto il gioco. Tanto Lenda probabilmente non ce la fa, non arrivano buone indicazioni dalla panchina del Bosa, che ha già dovuto fare a meno di Paolo Carboni nella prima frazione. Altro cambio, esce quindi Lenda. Entra con la maglia numero 24 Dieng. Altra tegola per il Bosa, quindi deve cambiare due uomini già nel primo tempo. La squadra ospite, che poco fa ha rischiato di subire il pari dopo una grande azione di Usai, è riuscito a partire da dietro alle spalle di tutta la difesa. Alta per il fuorigioco. Usai tagliato la difesa ospite, poi però dopo aver superato Secchi non è riuscito a inquadrare la porta. Allora è Quintero che rimette ancora in mezzo il pallone, il colpo di testa, il controllo di Unali, poi il pallone che resta ancora lì con Mazzola che allarga il gioco, passaggio all'indietro. Pischedda lancia lungo in profondità, ancora dove c'è Mastromarino, ottimo lavoro ancora del numero 7 che però si porta fuori il pallone, quindi sarà fallo laterale. Può batterlo Zanon, poi lo lascia al suo compagno Marconi. Si fa vedere in profondità ancora il tentativo del Castiadas, però fa buona guardia Pischedda, fa uscire il pallone, gli sarà rimessa da fondo. Pallone per Mattiello, allarga il gioco. Ancora si parte dalle retrovie, lancio questa volta in profondità, Carboni non ci arriva. Il controllo palla di Cucu, poi all'indietro per Zugliani, apre il gioco in anticipo per un attimo Zanon, poi fa buona guardia Marconi, poi spara via male ancora Mastromarino, finisce a terra, c'è il fallo fischiato dall'arbitro.
questi ultimi minuti del primo tempo. Nuova opportunità per mettere il pallone in mezzo per il Bosa. Salgono anche Ongania insieme al nuovo entrato Dieng, anche Salvatore Carboni e Pischedda. Sul pallone Mattiello. C'è lo schema, Carboni, buono il passaggio per Di Angelo, pallone però non arriva al numero 22, palla messa in calcio d'angolo. Questo era uno schema per la squadra ospite. Intanto va a battere proprio Mastromarino il calcio d'angolo. Ancora tutti in mezzo i saltatori del Bosa, a difendere invece tutta la difesa del centrocampo del Castiadas. Palla tagliata, ancora in mezzo c'è il colpo di testa insidioso di Carboni, palla che esce di pochissimo, ha tagliato sul primo palo Salvatore Carboni, niente da fare, palla fuori di poco. Altro pericolo per la difesa del Castiadas. Lore Zarzo che può far ripartire i suoi. Il rilancio, c'è la spinta di Dieng su Tacchini, può prendersi il pallone, prova a salire anche sulla sinistra Marconi. Il pallone messo giù da Zanon. Lungo lancio ancora verso la punta del Castiadas, spalla che però esce fuori. Golani non ci arriva, l'ultimo tocco però è del giocatore del Bosa, sarà calcio d'angolo. Sul punto di battuta Mazzola, gli altri tutti in mezzo per questa, una delle ultime azioni di questa prima frazione di gioco. Pallone ancora in mezzo, tagliato, finisce a terra proprio Kingolani, tutto regolare per l'arbitro, palla dalla parte opposta, fallo laterale, può batterlo Zuliani. Si fa vedere Tacchini davanti a lui, sulla fascia il passaggio, il controllo palla di Quintero, poi Zuliani in mezzo, facile per Secchi che può bloccare e fa ripartire Rio direttamente, prova a distendersi numero 3, poi lancia in profondità per il taglio ancora di Mastromarino dalla parte opposta. Marino sbaglia però, Mastromarino con il sinistro, in mezzo c'era Di Angelo, probabilmente un assist in mezzo sarebbe stato più giusto. Ci ha provato da solo il numero 7 Mastromarino, si dispera per questo sinistraccio alle stelle. Un po' egoista in questa circostanza il numero 7, ma tant'è che ci ha provato ancora lui. Palla fuori. E allora Olivieri va da solo, lo scambio con Cucu, palla all'indietro, Zuliani fermato, Di Angelo, Carboni, lo scambio per Unali, ancora Mastromarino, si fa vedere Riu sulla destra, Mastromarino parte, il tiro per Zanon, due tempi, anzi scusate, Zarzo per in due tempi, non è riuscito ad arrivarci l'attaccante del Bosa con il portiere che in due tempi sventa questa occasione. Vedo tempo che sta regalando emozioni anche in questa fase finale. Tanto il pallone per Quintero, prova ad allargare il gioco per lo scatto, non ci arriva Usai, palla che viene sparata via. Allora il colpo di tacco di Mastromarino per Carboni e finisce a terra, altro fallo e c'è un altro cartellino giallo alzato dall'arbitro per Zuliani. Anche Zuliani finisce nel taccuino degli arbitri insieme a Usai, Olivieri e Zanon. Calma,
E allora si può ripartire con questo calcio di punizione con Mattiello. Pallone questa volta lungo. Preda di Zarzo può bloccare, far ripartire ancora il suo attacco. Fermato ancora una volta con Ruggiu che tira. Colpito Zanon timidamente. Le proteste per un tocco, chiedevano un tocco di mano, ma queste mani erano lungo il corpo, quindi calcio d'angolo. Mastromarino ormai agli sgoccioli di questa prima frazione di gioco, sono stati segnalati 3 minuti di recupero e quindi calcio d'angolo che può battere Mastromarino con in mezzo il pallone tagliato, danza sulla area di rigore, poi ancora l'intervento di Ruggiu, c'è il fallo fischiato dall'arbitro per l'intervento di Ruggiu. Allora Zanon può far giocare i suoi con questo calcio di punizione, sale tutto il Castiadas. Zanon guarda in profondità, pallone in mezzo, lungo, con il colpo di testa, la spizzata di Chingolani per Tacchini che è fermato. Però allora è Salvatore Carboni a recuperare il pallone, si libera di Olivieri, un lancio anche in profondità per Mastromarino. Mastromarino ci prova con il sinistro e c'è il raddoppio del Bosa sull'asse Carboni-Mastromarino e sono 2-0. E allora quando ormai sembrava finito questo primo tempo, il secondo squillo del Bosa in attacco con Salvatore Carboni, ha fatto una magia per liberarsi di Olivieri, poi il lancio in profondità, ma c'è anche la difesa del Castiadas che deve recriminare qua un errore su Mastromarino, errore di valutazione del difensore, del marcatore di Mastromarino, che ne ha approfittato per scappargli alle spalle, lanciarsi a rete e piazzare con il sinistro il gol del 2-0. Allora si va verso la fine di questo primo tempo. Castiadas ha forse l'ultima opportunità. Chingolani, lo stop di petto all'indietro, lancio ancora in profondità dove c'è il fallo forse di Riu, si continua forse per la norma del vantaggio, l'arbitro poi fischia, pallone che è uscito e sarà fallo laterale per il Bosa. Allora può controllare ancora Riu con il pallone tra i piedi, lancio sulla sua verticale, il pallone di Marconi in profondità, il colpo di testa di Mattiello. Ancora Pischeda a controllare, viene respinto da Usain, fallo laterale. Ancora Pischeda che può battere questo fallo laterale. Ma si finisce qua, c'è il duplice fischio dell'arbitro Pili che è dalla fine del primo tempo. Allora si finisce qua 2-0 con la doppietta di Mastromarino per il Bosa. Ma noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo qui da Castiadas per il secondo tempo.
IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di primo ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ritornati da Castiadas per il secondo tempo del recupero della 18ª giornata di campionato. Il primo tempo tra Castiadas e Bosa è finito 2-0 per gli ospiti, la doppietta di Mastromarino al decimo del primo tempo e poi in pieno recupero oltre il 45esimo il gol del 2-0 per la doppietta dell'attaccante del Bosa, che adesso attaccherà da sinistra a destra del vostro punto di vista nel Castiadas sulla destra dei vostri schermi, con la squadra di casa che batte il gioco della ripresa con il giro palla che si riparte con il passaggio all'indietro per Zuliani, lo scambio per passaggio verso Zanon, allarga il gioco con Tacchini che gira ancora indietro per Giuliani, allarga il gioco verso Olivieri, il giocatore numero 2 all'indietro verso il suo portiere, con il gioco che si riapre per il giro palla, il lancio in profondità, il controllo del Bosa per un attimo, poi il controllo di Mazzola, può bloccare il giocatore in maglia numero 8, il giro palla larga per Quintero, il passaggio in profondità, l'appoggio di Mattiello all'indietro e poi spara via la difesa del Bosa e poi c'è il fallo su Unali che vola a terra. Sarà calcio di punizione per la squadra ospite, può mettere giù il pallone e ripartire con l'azione. Intanto è Mattiello che dovrà battere questo calcio da fermo con il rilancio in profondità per il colpo di testa di Zanon a respingere. Prova Riu ad arrivare sul pallone, pallone che si perde e Marconi può recuperare il pallone sul punto di battuta in fallo laterale. Si fa vedere Quintero sulla sua verticale, più lontano Kingolani, il colpo di testa, il passaggio di Mazzola in profondità, Mattiello a sparare via, però c'è il colpo di testa di Cucu e poi il controllo ancora di Quintero, pallone ancora per il numero 11, lo scarico per Kingolani, sbaglia il tocco, c'è il controllo di El Bosa per Dieng con il pallone che finisce in fallo laterale.
Si può battere il fallo laterale con il lancio in profondità per Carboni. Il colpo di tacco sbagliato questa volta, lo ritiri in anticipato in fallo laterale. Sarà un fallo laterale ancora a disposizione della squadra di casa. Con le mani Olivieri si fa vedere accanto a lui Cucu, poi lancio lungo con Carboni a colpirla per Mastromarino. Il gioco di gambe di Usai, poi il pallone recuperato ancora da Ungania, pallone rimesso in gioco dalla parte opposta dove Riu prova a arrivare sul pallone, numero 3 attaccato da Quintero, ancora Riu sul pallone, va da solo, sempre sul destro, il controllo e poi la scivolata a mettere fuori il pallone, a salvare la possibilità di attacco del Bosa. Marconi mette fuori, va a Pischedda sul punto di battuta, può battere questo fallo laterale, l'appoggio, lo scambio con Pischedda ancora che rimette in mezzo, può bloccare Zarzo senza grandi problemi il pallone, fa salire i suoi, c'ha Marconi vicino, Zarzo preferisce rilanciare in profondità, Vestro Chingolani che stoppa il pallone, palla all'indietro, ancora Zanon a controllare l'uscita di Zarzo. Poi è Zuliani, va a controllare il pallone, allarga per Olivieri, attaccato da Di Angelo con il pallone recuperato da Mastromarino che subisce anche fallo. E allora il gioco che riprende subito con lo scambio, il pallone in profondità per Unali, fermato, resta in pressione offensiva il numero 15 che va a portare via il pallone, poi non lo salva dal fallo laterale. Buona la giocata di Unali, ci ha messo la grinta per restare sul pallone. Intanto Marconi lungo per Quintero, fermato da Riu in fallo laterale. Il pallone resta, esce ancora in fallo laterale, sempre per il Castiadas. Il pallone può essere rimesso in gioco. Pallone che va verso Mazzola, fermato. Chiedono una trattenuta ai giocatori del Castiadas, per gli arbitri è tutto regolare. Allora si può battere questo fallo laterale con Pischedda. Pischedda fa rilancio in profondità, Mastromarino per un attimo, poi il pallone all'indietro, il rilancio, il colpo di testa di Unali per Mastromarino che anticipa per un attimo la difesa, poi Olivieri si allunga però il pallone con il controllo di Dieng che allarga poi per Mastromarino, in vantaggio Giuliani, perde però il pallone, ancora Mastromarino all'indietro per Dieng, il tiro respinto dalla retroguardia, ancora un pasticcio del Castiadas in difesa, troppi errori per la squadra di casa, troppe disattenzioni come quella che ha spianato la strada per il 2-0. Intanto anche qua un altro pallone perso, velenoso, poi riesce a recuperare in qualche modo Marconi. Quintero si addormenta, gli portano via il pallone e allora Unali lo scambio, l'allarga per Riu, ancora il numero 3, prova l'uno contro uno, allarga per Carboni, pallone in mezzo deviato da Giuliani e allora Marconi che fa ripartire i suoi. Quintero perde un altro pallone in uscita, poi c'è un fallo su Riu, ha troppi errori davvero del Castiadas che non riesce a orchestrare un'azione ragionata, allora regala tanti troppi palloni al Bosa che ringrazia, resta ancora in zona d'attacco questa possibilità in più. A battere sarà Mattiello, questo calcio di punizione, tutti in area i saltatori del Bosa, a ripiegamento invece il Castiadas, c'è il fischio, Mattiello può mettere il pallone a giro, spazza via Chingolani e poi riesce ad arrivare prima tra tutti Tacchini, allarga il pallone, il controllo per lo scambio dell'1-2, Tacchini viene anticipato in fallo laterale. Nicola Stacchini
se 2003, giovanissimo giocatore, oggi con la maglia numero 10, aggiunto alla squadra, non è il più giovane, che sono del 2004 tra i suoi sia Olivieri che Denis Usai. Dall'altra parte certamente più esperta la squadra del Bosa, che ha solamente due classe 2000, con un Ali del 2004 e Ryu del 2001. Intanto c'è il rilancio in profondità con Carboni, anticipato da Zugliani, il giro palla per il lancio di Marconi, per il tentativo di stacco di Chingolani, fermato. Allora è D'Angelo che fa partire però un lancio dove non c'è nessuno dei suoi compagni, ma c'è un altro errore di Marconi. E allora c'è il giro palla con D'Angelo a controllare, si fa vedere Dieng sulla sinistra, D'Angelo porta palla, parte il tiro anche di D'Angelo, diagonale, perfetto, si insacca e c'è il 3-0 per il Bosa. Si aspettavano probabilmente un passaggio, uno scarico per il cross, D'Angelo si mette in proprio e allora c'è il diagonale vincente e non lascia scampo a Zarzo per il 3-0 del Bosa. Allora la salita per il Castiadas è davvero alta. Tre gol da recuperare in circa 40 minuti che restano, non è impresa facile, che perché il Bosa ha dimostrato di controllare il gioco per quasi tutta la partita finora. Ci ha provato troppo a sprazzi il Castiadas finora per pungere realmente dalle parti di Secchi, qualche occasione nel primo tempo, troppo poco per la squadra di casa, che perde un altro pallone, l'ennesimo. Intanto è Ryu che prova da solo, un pallone viene messo in fallo laterale. Tanti errori anche difensivi per il Castiadas, un po' in confusione in questa fase. Allora Pischedda vuole approfittarne per rimettere il pallone in gioco, lancio in profondità, l'anticipo, il controllo palla di Mazzola, lo scarico per l'intervento di Zanon che viene fermato per l'ennesima volta. Mastromarino, pallone per Carboni, la girata del numero 11, pallone troppo alto sopra la traversa. Ancora un'occasione per lui. Ci prova con il lancio in profondità proprio per Tacchini, prova a scattare, attaccato Tacchini, gli tiene lì il pallone, lo scarico all'indietro per Usai, prova a controllare da solo, è raddoppiato da Dieng e D'Angelo, pallone in fallo laterale, laterale che sale a battere Olivieri. Allora si può partire con il fallo laterale, vale Olivieri sul pallone. Passaggio all'indietro, lo scarico in profondità dove però ci sono solo maglie bianche. Allora è D'Angelo che parte ancora a tagliare la difesa, il pallone in mezzo questa volta. Esce in presa sicura Zarzo sull'attacco di Mastromarino. Allora c'è la possibilità di ripartire il lancio, il passaggio, il controllo palla con l'intervento caparbio di Mazzola, che poi viene anche messo a terra da Pischedda. Calcio di punizione, c'è la possibilità per far salire i suoi giocatori il Castiadas. Sul punto di battuta il pallone viene lasciato a Zanon, va il numero 5 a mettere giù il pallone, al disturbo Unali, se ne deve andare via però allontanare, quindi
tutto pronto per Zanon, il cross con l'uscita del portiere Secchi spazza via tutto. Allora è Carboni ad allargare il gioco, d'altra parte Zarzo con il campanile dove ci sono Tacchini e Dieng, e quest'ultimo ad avere la meglio. Unali con il controllo di palla, lo scarico per Di Angelo fa partire i suoi, Mastromarino per Dieng, ancora Dieng, si alza la bandierina del guardaline e c'è anche il fischio dell'arbitro, arbitro dell'incontro, signora Eleonora Pili, la sezione di Cagliari, con i suoi assistenti entrambi di Oristano, Nicola Zori e Marco Fara, a segnalare qua un fuorigioco su questo scambio in velocità con Mastromarino che ha messo il pallone per Dieng che era oltre la linea difensiva del Castiadas, che riparte con l'apertura ancora per Zanon, si fa vedere a fianco a lui Mazzola, lo scambio con il pallone che arriva su Quintero, Quintero va sul destro, sbagliato con Ruggiu a respingere, ma è ancora Zuliani sul pallone, il passaggio per Usai, torna indietro, ancora lo scambio per Olivieri, poi Zuliani, l'apertura per Zanon, ci arriva il numero 5, il lancio non ci può arrivare Kingolani, e allora Pischedda per Carboni, allarga ancora per Di Angelo, Carboni e Di Angelo insieme a Mastromarino, davvero spine nel fianco oggi della retroguardia del Castiadas. Non è un caso che 3 su 4 dei difensori del Castiadas siano stati ammoniti finora, con Zanon, Zuliani e Olivieri sul taccuino dell'arbitro, anche Usai, l'altro ammonito nella prima frazione di gioco. E allora si può ripartire con il calcio di punizione, il passaggio per lo scambio all'indietro, il passaggio per Ruggiu, prova il Ruggiu da lunghissima distanza, un tiro velleitario alla distanza siderale, pallone che esce alto senza grandi problemi per Zarzo che la rimette in gioco. Allora Zanon si fa vedere a fianco a lui Marconi, pallone per lui, lo scarico per Mazzola, può partire il numero 8, si libera benissimo Mazzola, prova a partire da solo, Kingolani allarga ancora per Marconi, va Marconi attaccato da Carboni che gli mette il pallone in fallo laterale, inesauribile il tecnico del Bosa, il più anziano in campo, classe 79 per Salvatore Carboni, pallone in mezzo, ancora c'è la possibilità per orchestrare un cross con Quintero, allarga il gioco, però il passaggio per Marconi è sbagliato, palla che si perde sul fondo, dicevamo Salvatore Carboni, il tecnico giocatore del Bosa, classe 79, 43 primavere per lui, si avvicinano intanto. Lo scambio per Di Angelo, al controllare il pallone, lo scarico per Ongania, ancora Di Angelo, prova ad abbassare i ritmi il Bosa, palleggio della squadra ospite, può far girare il pallone con i suoi difensori, adesso Mattiello a chiamare l'uscita sui avversari e poi ripartire con Carboni, anticipato però da Cucu che mette il pallone in fallo laterale, la palla che arriva per Pischedda, intanto si appresta un ulteriore cambio per il Bosa che nella prima frazione di gioco ha dovuto operare già due sostituzioni, intanto è Mastromarino in area di rigore, prova la serie di finte, ancora Mastromarino, si allarga però il pallone, sempre in possesso il numero 7, mette in mezzo il pallone sporcato e poi Tacchini può far ripartire il Castiadas, si allarga attaccato da Di Angelo che lo brucia con l'aiuto di Dieng, e allora si riparte da dietro con il giro palla con Pischedda per Mattiello, non c'è pressione alta del Castiadas che attende il giro palla degli ospiti, la girano con tutta tranquillità,
adesso anche dal punto di vista morale, per la squadra di casa è difficile giocare in queste condizioni sotto 3-0. Allora Pischedda prova un lancio, però non si capisce con Mastromarino. Allora Zuliani può ripartire con il pallone tra i piedi, il capitano del Castiadas, allargare per Olivieri. Resta comunque alta la pressione del Bosa, che porta via un ennesimo pallone, poi però qua lo recupera ancora il Castiadas. Olivieri all'indietro per Zuliani, si allarga il suo compagno di difesa, messo anche un po' in difficoltà da questo passaggio un po' lungo. Zanon costretto a darla al suo portiere. Ancora difficile il giro palla del Castiadas, che non ha grandi idee di gioco in questo frangente. Adesso prova un controllo Mazzola, pallone che si perde in fallo laterale, e quindi c'è la possibilità per un'altra sostituzione. Esce il tecnico, allenatore, giocatore del Bosa, Sce Carboni, entra con la maglia numero 21, Marco Carboni. Carboni che si posiziona a fianco a Mastromarino. Intanto c'è un fischio dell'arbitro per segnalare un fallo. Mette giù il pallone Mazzola. Quintero riapre il gioco per Zuliani. Olivieri attaccato, ancora Zuliani. Zuliani al controllo del pallone. Olivieri attaccato da Di Angelo, gli porta via il pallone, però esce in fallo laterale. Il lancio in profondità, Tacchini non trova nessuno, e allora ancora il Bosa a controllare. Bosa ormai padrone del campo, gira palla con Riu, pallone ancora all'indietro per Pischedda. È timido, troppo timido il pressing del Castiadas, che resta tutta a protezione della propria metà campo, lasciando ampi margini di manovra a Di Angelo. Adesso con lo scarico per Carboni, il nuovo entrato, palla fuori di pochissimo, sbaglia proprio l'ultimo tocco, ma c'è anche una deviazione, un tiro, forse non ci ha creduto troppo in questo tiro Marco Carboni, palla che esce fuori di poco con il tocco della difesa, sporcargli il pallone. Ma buona comunque quest'altra occasione con lo scambio in profondità. Intanto lo scambio corto adesso con il pallone ancora per Carboni, prova a mettere in mezzo dall'altra parte, un tiro che supera tutta la porta di Zarzo, si perde fuori. Ancora questo traversone, il pallone che esce fuori. Siamo al 23° della ripresa, partita ormai ben indirizzata con questo 3-0, controllo, pieno controllo del gioco del Bosa. Il Castiadas non sembra averne. Allora Zarzo, Bosa che pressa anche alto per tenere lontana la squadra di casa, che deve appoggiare ancora una volta dietro per il giro palla, con Zuliani sul possesso. Non c'è molto movimento dei suoi, appoggia Olivieri, prova a mettersi in proprio, lo scambio con Quintero, Quintero molto mobile, però sbaglia un altro pallone anche lui. Carboni, lo scarico, il passaggio ancora Mastromarino, viene anticipato da Olivieri e poi sbaglia questo rilancio frettoloso a sparare via il pallone. Aveva un facile appoggio sulla sinistra con Marconi. Allora ancora Ruggiu a controllare il pallone, lo scarico per Riu, torna indietro da Mattiello, si allarga Ongania, il pallone verso di lui. Sale anche il 33, pallone, il controllo
scarico per Dieng, attaccato, si libera del pallone, ancora tra le linee per Unali, va da solo il numero 15, va ancora Unali, prova a entrare da solo, anticipato all'ultimo, ma ancora il Ryu con il gioco, il scarico per D'Angelo che prova a liberarsi della marcatura, ancora D'Angelo sul pallone, prova l'uno contro uno, fermato questa volta da Marconi, il pallone all'indietro per Zanon, lo scarico ancora per Marconi, lancio lungo con l'anticipo di Pischedda, il pallone che arriva però tra i piedi di Kingolani che si porta fuori il pallone in fallo laterale viene confermato per il Bosa, il controllo con ancora un altro tocco in fallo laterale, ci ha provato Unali a far rimbalzare il pallone, qua è Zanon che si lamenta per questa chiamata, intanto Pischedda rimette subito in gioco il pallone, Carboni in mezzo con il pallone messo fuori da Zugliani, il controllo di Marconi fermato, anzi mette lui in fallo laterale, allora Pischedda ancora per Unali, sempre Pischedda può rimettere in mezzo il pallone, dove c'è Mastromarino, non ci ha creduto, è andato molle sul pallone, ma poteva andare con il colpo di testa, era solo, forse ha visto all'ultimo sbucare il pallone, ha pensato probabilmente all'intervento di Zugliani che non c'è stato, non ci ha creduto Mastro Marino, oggi autore della doppietta che ha sbloccato questo incontro nel primo tempo. Intanto c'è un fallo fischiato su Kingolani, può rifiatare il Castiadas, provare a tentare di farsi vedere, non ci sono neanche tantissime opportunità in panchina, sono solo 4 i giocatori in panchina oggi per Mister De Riu, con Cernezchi, Piras, Fogli e Brondani. Intanto c'è il lancio lungo, dove c'è però l'attacco con il tiro, con la palla che rimane lì, non ci ha creduto Marconi, pallone che gli è rimasto tra i piedi, era comunque chiuso, difficile far passare questo pallone. Un po' disattenta adesso la difesa del Bosa, quello che non deve fare la squadra ospite è calare di concentrazione, dall'altra spera in una scintilla il Castiadas per riportarsi, almeno accorciare le distanze, ci prova da calcio d'angolo adesso, pallone troppo sul portiere con Secchi che blocca senza problemi, c'è anche un gesto di intesa con il suo avversario che ha provato ad andare di testa. Allora Secchi può rilanciare il pallone lungo verso l'attacco, il colpo di testa di Marconi, fallo laterale, Unali il controllo per Carboni, anticipato Marconi, poi Pischedda, ci va lui di testa con Riu, anticipato da Cucuin, fallo laterale. Ancora Pischedda con il lancio anticipato da Zanon, poi Tacchini, troppo lento il suo passaggio, recupera comunque Mazzola, Kingolani va lui a proteggere il pallone, passaggio ancora per Tacchini, non può girarsi, appoggia all'indietro per Zarzo, larga per Olivieri, Olivieri attaccato da Dieng, Olivieri recupera il pallone all'indietro ancora per Zugliani che mette subito in profondità, c'è il fallo segnato su Usai, messo a terra e quindi calcio di punizione per il Castiadas che può portarsi in attacco, prova a salire con tutti i suoi uomini il Castiadas con questo calcio di punizione dalla propria metà campo, lungo lancio verso Marconi, va lui di testa, pallone che però finisce sul fondo, non può fare di più il numero 4 del Castiadas che cioè, almeno prova ad alleggerire la pressione del Bosa che resta comunque in controllo del match. È Mattiello che va sul pallone con Secchi a posizionarlo, vediamo se ci sarà lo scambio tra i due, così è, a Mattiello c'è il controllo palla,
intanto si prepara un'ennesima sostituzione per il Bosa qua, con un piccolo rischio per Di Angelo, retrocesso più indietro sulla linea della difesa, numero 22. Il passaggio adesso riprende la sua posizione, intanto Mattiello prova a lanciare per Riu, lo stop di petto attaccato da Tacchini, che gli soffia il pallone, con il numero 10 del Castiadas a controllare il pallone, resta lì, lottano i due con Pischedda, che adesso ci prova con Marconi. Azione un po' confusa, intanto Carboni protegge il pallone, corre Carboni, va da solo, prova il destro con il pallone ciabattato, si perde sul fondo, chiede scusa a Riu che chiedeva il passaggio. E intanto pronto una sostituzione, ancora un'altra sostituzione, esce Ruggiu e pronto al suo ingresso in campo anche Avellino. Altro sostituzione alla mezz'ora con Ruggiu che lascia il campo per Avellino. Va Tacchini a controllare il pallone. Il passaggio sulla fascia anticipato da Riu, che mette fuori. Il controllo palla di Quintero, prova ad andare da solo, Chingolani per Tacchini, ancora all'indietro per Zanon, attaccato da Carboni, Tacchini scarica per Zuliani, lancio in profondità, sbaglia tutto, con Unali a intervenire, perde però il pallone, allora è Quintero. Prova Quintero ad allargare il gioco, Pischedda fa buona guardia, stoppa la palla di petto, se la porta davanti, lo scarico per Carboni, il passaggio ancora all'indietro per Riu. Riu appoggia all'indietro per il suo portiere. Lancio tra le linee, il pallone che era indirizzato per Unali, il campanile su questo intervento di Cucu, pallone che finisce in fallo laterale con Pischedda, che può andare a controllare, rimette in gioco per lo stop e il passaggio verso Riu. La scivolata di Cucu, c'è il fallo. Di punizione per il Bosa con Mattiello, non può battere di fronte a sé, c'è proprio Cucu con la possibilità adesso di giocare della distanza del suo avversario. Mattiello mette il pallone teso in mezzo con Zuliani a liberare, poi Quintero si libera troppo del pallone con Avellino che spara avanti, niente da fare, esce Zarzo. Intanto si muove qualcosa anche nella panchina del Castiadas con Cernecki pronto. Intanto Riu con il pallone per Carboni, sparato via da Zanon. Di Angelo, va Di Angelo da solo, si libera del suo avversario, ancora Di Angelo, entra in area di rigore, poi si allunga ancora il pallone che finisce fuori, ma sarà calcio d'angolo. Ancora Di Angelo, il pallone tra i piedi, sempre pericoloso. Il pallone per Carboni, attaccato, Carboni mette in mezzo, Quintero respinge. Poi Riu, c'è il fallo. Tanto ci sarà un cambio anche nella panchina del Castiadas, eccolo qua il cambio con Chingolani che esce. Entra Cernecki.
Prima sostituzione anche per Mister De Riu con il lancio, adesso il colpo di testa di Riu con il pallone che esce in fallo laterale, il controllo di Tacchini all'indietro per Zanon, il passaggio per Quintero, ancora Zanon attaccato, tiene il pallone, poi Tacchini apre bene il gioco per far ripartire Zugliani. Olivieri attaccato proprio dal neo entrato Avellino, palla all'indietro ancora per Zugliani, alleggerimento ancora per Zarzo. Castiadas non riesce a organizzare azioni offensive, quindi il Bosa può stare abbastanza tranquillo con Secchi. Intanto ci prova però in questo frangente con Mazzola, va Mazzola da solo, si perde il pallone e poi c'è un fallo, ci sarà anche il cartellino giallo, un altro ammonito per il Castiadas, qua c'è il fallo con Marconi, finisce anche lui sul taccuino. Completare la difesa tutta ammonita del Castiadas, anche se adesso Marconi è salito più in alto, ha provato a mescolare le carte negli ultimi minuti il tecnico del Castiadas, è arretrato Tacchini nella linea dei difensori per cercare di impostare il gioco dal basso. Intanto sono altre sostituzioni con l'uscita proprio di Tacchini. Pronto la sostituzione per Piras. E intanto esce anche Riu. Entra con la maglia numero 2 Soru. Dieng anticipato, c'è un fallo in ritardo, la scivolata. Chiede scusa l'autore del fallo. Ci avviamo alla parte finale di questa partita. Meno di 10 minuti alla fine dell'incontro, adesso il cross in mezzo, la deviazione, il colpo di testa ancora di Unali, poi prova a ripartire in avanti il Castiadas, pallone che però esce fuori, in fallo laterale. Pischedda all'indietro proprio per Soru. Si è appostato nella linea difensiva, allora lancio lungo per Mastromarino, il gioco attaccato da Zugliani, finisce a terra Mastromarino, è lui però a fermare il pallone fallosamente, quindi il calcio di punizione Castiadas che può ripartire dalle retrovie. Castiadas che è nella ripresa non è riuscito a farsi vedere in maniera convincente e pericolosa dalle parti del portiere Secchi. Bosa che poi dopo il 3-0 ha trovato anche la tranquillità per controllare il match, un match che la squadra di Salvatore Carboni ha comandato per grandi sprazzi. Intanto adesso Carboni va da solo, c'è un tocco di mano, l'arbitro non vede, tanto c'è il rilancio in profondità, ci è sembrato abbastanza netto, colpo di mano in area di rigore, però per l'arbitro è tutto regolare. Intanto si gioca ancora con Mattiello,
a vedere il pallone, Avellino, il passaggio per Mattiello, cioè Soru libero, il controllo di palla a Pischedda. Eccolo Soru sul pallone, lo scarico per Di Angelo, si libera del pallone per il passaggio all'indietro di Unali, poi Ongania, lancio lungo per Carboni, si fa vedere Soru, Carboni decide di darla a Unali, ancora all'indietro per Ongania, si chiude il Castialas, spara via Olivieri, Ongania di testa per Dieng, arpiona il pallone, poi lo scarico, prova stazione offensiva, ancora Mastromarino e tiro con il sinistro, palla fuori, questa volta non c'è deviazione, palla sul fondo, quindi rinvio da fondo campo. Tanto da fondo a tutta la panchina mister De Riu, pronto l'ingresso in campo che dell'ultimo giocatore di movimento a disposizione, si tratta di Fogli, esce Usai, si riparte con il controllo palla di Cucu, l'apertura ancora per Olivieri, non c'è movimento davanti, giocano ancora i difensori, prova ad andare da solo, adesso c'è lo scambio con l'intervento, il giro palla del Castiadas, prova ancora con Cucu, prova a lanciare lungo in profondità il pallone per Marconi. Rimette in gioco il passaggio, l'apertura per Soru, c'è la difesa di Piras anticipato da Mastromarino che non riesce a mettere in mezzo il pallone, palla deviata da Zuliani in fallo laterale, Carboni anticipato ancora da Piras, poi il controllo di Mastromarino, gioco pericoloso, c'è il fallo fischiato dall'arbitro, sarà calcio di punizione per il Castiadas dalle retrovie, ancora con Zanon, la blocca Di Angelo, il passaggio però sbagliato, ma c'è Pischedda che può controllare il lancio dalla parte opposta per Dieng, il controllo ancora con Mastromarino che rientra sul destro, anticipato all'ultimo dall'intervento di Zanon, provvidenziale il tocco del numero 5 dopo un'altra sortita offensiva di Mastromarino, messo in calcio d'angolo, sale anche Ongania dalle retrovie come Pischedda in mezzo all'area di rigore, tanto il pallone viene messo nella lunetta del calcio d'angolo. In mezzo per prendere questo cross, però è troppo lungo, spara via la difesa del Castiadas, fallo laterale, calcio fallo laterale che viene lasciato a Pischedda, si fa vedere Di Angelo che recupera il pallone, lo scaglio per Unali, è attaccato al raddoppio ancora con Marconi, perde però il pallone, ancora Unali, lo scambio con Carboni, prova a dare Carboni da solo, è l'uscita di Zarzo ad anticipare il numero di Carboni che è riuscito a liberarsi del difensore, niente da fare, allora si riparte con il fallo laterale, messa fuori dal numero 15 Unali, allora c'è il fallo laterale con Piras sul pallone,
Si fa vedere Cucu, anticipato, poi spara via la difesa. Anche Soru, che viene fermato fallosamente dall'intervento di Mazzola. Siamo nell'ultimo minuto di gara con il Bosa, che può ormai controllare, far scivolare via questi ultimi minuti. Vedremo quanto recupero verrà dato dall'arbitro Pili. Intanto il Bosa ci riprova con un Ali, una partita controllata abbastanza agevolmente dalla squadra ospite, che ha sbloccato tra i primi 10 minuti di gara nel primo tempo l'incontro con Mastromarino, poi sempre il numero 7 a raddoppiare per il 2-0 proprio sul finale del primo tempo. Primo tempo che è stato sicuramente più divertente della ripresa, con il Castiadas che ci ha creduto un po' di più rispetto a questa seconda frazione di gioco, in totale controllo del Bosa, anche grazie poi al 3-0 messo a segno da Di Angelo nel secondo tempo. Intanto qua c'è un errore difensivo con per poco Zuliani, che non compie la frittata, non ne approfitta Mastromarino. E quindi per il Castiadas è rinviato l'appuntamento con la vittoria, una vittoria che manca dalla 12ª giornata. Ritorna invece finalmente per il Bosa alla vittoria per la squadra di Carboni, che riesce a smuovere la sua classifica. Anche il Bosa veniva da diversi risultati negativi, con l'ultima vittoria che risale alla 14ª giornata, il 2-1 contro l'Arbus, poi 4 sconfitte e un pareggio per il Bosa. Allora il Castiadas investito anche da troppi problemi con il cambio in panchina recente, con l'ingresso di Carlo De Riu, che avrà tanto da lavorare. C'è anche stato qualche innesto per la squadra di casa, che deve fronteggiare anche i 4 punti di penalità in classifica. L'ultimo è arrivato recentemente con la squadra del Castiadas, che deve riprendere il cammino così come ha fatto finora il Bosa con la vittoria di oggi. Allora si riparte, Dieng sbaglia, ormai è solo questione di tempo con le due squadre che si avviano alla fine del match. Intanto prova ad andare da solo Avellino, palla messa in fallo laterale. Il colpo di petto, poi ci prova per un attimo Cerneschi, fermato. Lore Dieng a controllare il pallone, resta a terra il numero 14, poi si rialza. Intanto Mattiello allarga per Pischedda, lungo lancio di Pischedda a cercare lo scatto di Carboni, anticipato dall'ottimo intervento di Olivieri, di Zuliani, proprio quando finisce la partita, il triplice fischio. E allora finisce qua con il 3-0 del Bosa, che spugna il campo del Castiadas. Le reti, la doppietta di Mastromarino nel primo tempo, Di Angelo a fare tris nella ripresa. E allora da Matteo Piga, con le preziose immagini e la regia di Andrea Farris, è tutto. Un saluto da Directa Sport per il grande calcio.